Per vincere una malattia spesso non bastano i farmaci. Un ruolo importantissimo ce l'hanno la mente, la voglia di guarire, il pensare positivo. Ma come arrivarci? Vediamo. La medicina tradizionale si è sempre più specializzata, ma sempre più spesso non bastano i soli farmaci per curare una persona. Perché? Perché l'essere umano non è fatto di sola materia, di solo corpo, né si nutre di solo pane. L'essere umano ha la dimensione psicologica, la dimensione sociale, la dimensione sessuale, la dimensione spirituale. Che cos'è la malattia? La malattia è una reazione normale a un ambiente patologico o uno stile di vita errato. Quanto conta il cervello? Il cervello conta tantissimo perché il nostro cervello produce dei potenti veleni e dei potenti farmaci, per cui spesso noi ci auto-inquiniamo oppure creiamo delle condizioni per un percorso di guarigione molto più facile. Un esempio, sulla prestigiosa rivista Lancet è stato pubblicato uno studio significativo. 86 donne con carcinoma al seno, 36 sono state sottoposte solo a trattamento medico, 50 anche a trattamento psicologico di gruppo. Tra queste ultime la sopravvivenza media è stata il doppio rispetto al primo gruppo. Lei ha scritto tutto questo in un libro, La via della guarigione. Cosa vuole insegnare con questo libro? Ho imparato verità di notevole valore che possono rendere molto più facile un percorso di guarigione per chi ha già una malattia più o meno importante, oppure per rendere più facile un potenziamento del proprio stato di salute, inteso come completo benessere fisico, psichico e sociale, facendo conoscere anche le tecniche consce e inconsce che favoriscono questi percorsi. Ma una persona può farcela da sola? Bisogna pensare positivo, imparare a saper gestire lo stress, imparare a esprimere eventualmente le emozioni negative, non tenerle all'interno, la dimensione sociale, quindi la dimensione degli affetti. Ogni affetto ha un ruolo anche terapeutico, perché gli affetti possono curare. L'amore è la più grande medicina che io conosca. La solitudine è negativa? La solitudine è un fattore di rischio estremamente importante. La solitudine che nasce dal fatto di ritenere di non valere niente per sé e per nessun altro è micidiale. Bene, siamo qui in compagnia con il dottor Claudio Pagliara in occasione dello Shanti Life Festival. Il dottor Pagliara è medico, oncologo e autore del libro La via della guarigione. Sarà senz'altro ospite dell'Accademia, presso la quale l'ho invitato a tenere conferenze, incontri di approfondimento anche sulla sua esperienza come medico, come ricercatore. E quindi non mi sono lasciato sfuggire l'opportunità di intervistarlo, grazie, Grazie a te, in Carlo. occasione di questo festival, grazie ad Alex anche ovviamente. Bene, mi ha molto colpito del tuo intervento, del tuo discorso, un concetto che ti chiedo adesso di riprendere e magari di approfondire. La malattia è una risposta naturale ad un ambiente patologico e ha uno stile di vita errato. Ecco, partiamo da qui. Sì, Carlo, questo è un concetto rivoluzionario da un certo punto di vista, perché cambia tantissime cose, però è fondamentale. Bisogna capire che la malattia non è altro che una reazione normale, normale a un ambiente anormale, patologico, uno stile di vita anormale, uno stile di vita patologico, sbagliato. E sia l'ambiente patologico e lo stile di vita errato, patologico, sono frutti e la conseguenza di uno spirito ammalato. E per cui,
È fondamentale capire che dobbiamo partire, se noi vogliamo curare l'essere umano, dobbiamo curare, vogliamo curare il mondo, che sono collegati il mondo e l'essere umano, dobbiamo partire dalla cura dello spirito e quindi dai valori che sono centrali, partire dai nostri valori, se noi vogliamo curare l'individuo, partire dai suoi valori, se vogliamo curare la società, dobbiamo partire dai valori su cui si fonda la nostra società, altrimenti noi rischiamo veramente di dare all'autodistruzione in un modo o nell'altro. Bene, è davvero importante che sia proprio un medico, un oncologo, a portarci queste riflessioni sulla scorta di quello che lui chiama l'umile ascolto dei suoi pazienti. Questo è un atteggiamento bellissimo, ritengo davvero importante. Ma penso che sia essenziale, perché l'umiltà apre al mondo, apre alle ricerche. Nessun ricercatore può essere un vero ricercatore se non è umile, perché l'umiltà è lo stato d'animo che predispone alla crescita, alla conoscenza. E l'arroganza chiude, e allora vuol dire che quel ricercatore ha solo un'etichetta messa magari da qualche multinazionale in modo invisibile e per cui la gente conosce solo queste etichette, questi personaggi e basta. Allora ne approfitto proprio per parlarne con un medico. Secondo te la medicina olistica è, e se lo è, perché è più scientifica della medicina convenzionale attuale? Ma sicuramente, ma è molto più scientifica della sola medicina tradizionale, perché la medicina olistica non è una medicina alternativa come pensano molti, ma è una medicina integrativa. Naturalmente è di base capire che se una mamma lava un bambino, allora non è che butta a mare poi l'acqua sporca col bambino, butta l'acqua sporca ma tiene il bambino. Il bambino sono i risultati della ricerca clinica, delle ricerche scientifiche, i dati basati sull'evidenza clinica, e invece l'acqua sporca sono tutti gli interessi organizzati, potentissimi, che sono nel mondo della sanità e che inquinano la prassi medica, l'atto medico. E allora bisogna capire perché è più scientifica, perché la medicina olistica ha la capacità di vedere l'essere umano in tutte le sue dimensioni, non solo la dimensione corporea. Vedi, c'è stato passato da noi una certa persona, si chiama Einstein, che ha capito che il mondo dell'energia e il mondo della materia non sono due mondi separati, ma collegati. Il pensiero e la materia sono strettamente collegati, cioè il nostro pensiero diventa materia, la materia diventa pensiero. Per cui i pensieri negativi diventano materia negativa, i pensieri positivi diventano materia positiva. Il nostro cervello è più potente, efficace produttore di farmaci, ma anche di veleni, e quindi questa consapevolezza del rapporto tra energia e materia, questa consapevolezza del rapporto tra uomo e ambiente, tra l'esigenza di costruire una scienza dello spirito accanto alla scienza della materia, fa sì che la medicina olistica è molto più scientifica della sola medicina tradizionale, perché ci dà anche uno strumento in più, ci dà uno strumento di comprensione delle guarigioni così definite miracolose, e ci dà la possibilità di intervento, ci dà la possibilità di riprodurre scientificamente, sembra stranissimo, ma è così, le guarigioni ritenute impossibili. Fantastico. Senti, hai parlato di pensiero, ti ho sentito parlare anche di personalità in rapporto al pensiero. Certamente. E possiamo riprendere questo concetto perché è molto interessante. Ma certo, è interessantissimo, ma d'altronde sono dati clinici che non vengono, dati che arrivano dal mondo della ricerca scientifica, che non vengono diffusi perché non ci sono interessi business su questa diffusione di questi dati. Non è una Coca-Cola, un farmaco su cui si può fare business. E allora c'è una malattia chiamata personalità multipla, è una malattia psichiatrica, per cui ci sono individui che in certe fasi della loro vita hanno un certo tipo di personalità, poi magari da un giorno all'altro cambiano personalità per una serie di motivazioni che possono essere le più varie, cambiano completamente personalità e magari si dimenticano della personalità che avevano prima. Che cosa succede? Che quando avevano una certa personalità avevano un modo di pensare, di emozionarsi, di sentire, di comportarsi di un certo tipo. Quando cambiano personalità, naturalmente cambiano il modo di pensare, cambia il concetto di loro che hanno di loro, i loro pensieri, i loro sentimenti, le loro emozioni, i loro comportamenti. E si è visto che quando una certa personalità, magari hanno il diabete, cambiano personalità, scompare il diabete.
e si può spiegare scientificamente. Lo sappiamo, io che ho la fortuna di aver studiato molto e profonditamente all'università, so e faccio ricerca, so perché, cioè c'è una spiegazione razionale. Quando una certa personalità, magari sono allergici a un certo cibo, quando cambiano personalità scompare l'allergia. Ma perché? Perché i nostri pensieri influiscono sulla biologia delle nostre cellule e c'è un collegamento attraverso le emozioni, i sentimenti e il sistema neuroormonale. L'ipotalamo non è un caso che è collegato strettamente con l'ipofisi, che è la regina di tutte le ghiandole, che controlla tutta la stragrande maggioranza delle altre ghiandole endocrine. E attraverso questi meccanismi noi sappiamo che le nostre emozioni diventano materia. Nella tua conferenza ti ho sentito portare una statistica, una documentazione scientifica in merito all'importanza dell'atteggiamento che può influenzare significativamente la possibilità di guarire addirittura dal cancro, da malattie oncologiche. Possiamo riprendere un po' questo concetto. Certamente, di atteggiamento. L'atteggiamento, chiaramente è bene dire che dobbiamo vedere l'essere umano a 360 gradi, per cui questo non esclude l'uso anche di farmaci o di interventi chirurgici, tutto ciò che la scienza ha dimostrato che è valida. Però ci sono tante altre cose da aggiungere, tante altre cose che si possono fare che aumenta in modo, di fatto aumenta in modo incredibile, percentuale di guarigione del cancro e di tante altre malattie. Quindi non buttiamo a mare tutta la medicina, ma solo quella parte che inquina. E quindi dicevo, perché succede questo, l'atteggiamento? Perché quando noi diciamo che i pensieri diventano materia, consideriamo i pensieri negativi come dei veleni. È un veleno, perché un veleno dal punto di vista materiale fa effetto? Dipende dal tipo di veleno, dipende dalla dose e dalla durata. È la stessa cosa con le nostre emozioni negative, i nostri pensieri negativi. Dipende dal nostro, col nostro stato d'animo. Se uno stato d'animo dura 5 minuti ed non è di alta intensità, è chiaro, siamo esposti per breve tempo a un veleno e poi abbiamo delle capacità di autoguarigione, elaboriamo il momento e quindi riusciamo, magari diventa anche positivo. Ma se noi abbiamo uno stato d'animo che è costante, quindi no, questi veleni non che agiscono per un giorno o per una settimana, ma agiscono magari per mesi o per anni, e allora è chiaro che noi ci autoinquiniamo lentamente, ci autodistruggiamo, e quindi è importante vedere questo aspetto della durata, della qualità del veleno e del tipo di veleno. Perché vedi, se io dico a un uomo, pensa a una bella donna, gli organi bersaglio sappiamo quali sono, i pensieri influiscono su certi organi. Se dico pensate a un bel cibo, a una tavola imbandita, altri organi. E così è per i pensieri, le emozioni hanno sempre degli organi bersagli diversi a secondo del tipo di emozione, a secondo del tipo di pensiero. Poi ci sono anche altre diciamo situazioni particolari, per cui c'è chi è più sensibile, scarica di più a livello del colon, per cui può avere una colite, c'è chi scarica più a livello cardiaco, estrasistere, una cervicalgia, una cefalea o una lombalgia. Ogni caso è diverso, però dobbiamo capire, recuperare questa visione globale dell'essere umano, ci dà molto più potere. Com'è possibile lavorare sull'atteggiamento? Sul proprio mondo interiore. Allora, l'atteggiamento è strategico, perché dicevo l'atteggiamento è quella situazione che ci porta, definiamolo, la situazione, la predisposizione a reagire in un certo modo, con un certo modo di pensare, di sentire, di emozionarci e di comportarci in occasione di determinati pensieri, situazioni, eventi, oggetti, persone, tutto quello che noi vogliamo. E quindi l'atteggiamento è la predisposizione a comportarsi in un certo modo. Ecco, no, come possiamo quindi modificare, giustamente dicevi Carlo, questo atteggiamento? Lavorando su di sé. Abbiamo visto prima il caso clinico, il caso clinico di una paziente che è Carmen Patimo, che è guarita, che ha seguito un percorso di guarigione della propria epatite autoimmune aggressiva, non rispondere ai farmaci, che ha avuto una evoluzione al di là di qualunque, i medici dicevano non è possibile che tu in 4 mesi sia passata da un trapianto di fegato a un residuo di malattia. Perché è successo? Perché ha lavorato sul suo atteggiamento, cioè sulla sua personalità, sul suo modo di reagire
agli eventi, alla vita, a se stesso, agli altri, alla malattia, al mondo, eccetera. Quindi l'atteggiamento è strategico, perché l'atteggiamento tende a creare uno stato d'animo che non è di 5 minuti, di 10 minuti, ma è un modo di reagire che poi uno porta nell'arco della propria vita. Quindi è proprio vero che a volte, anzi molto spesso, se non sempre, per ottenere risultati sul mondo visibile bisogna lavorare sul mondo invisibile. Certamente, perché il mondo invisibile è più importante del mondo visibile, ma basta partire dalla pratica. Se ciascuno di noi si guardasse attorno e vedesse tutto ciò che esiste, dove è nato ciò che esiste? Dal microfono, alla tecnologia, al computer, all'iPhone, è nato nella mente e nel cuore di qualcuno, nel mondo invisibile, in una passione, nell'amore, la forza dell'amore, amare le cose, è incredibile, è il potere dell'amore, è incredibile. Quindi sicuramente bisogna lavorare sul mondo invisibile per agire sul mondo visibile, sicuramente. Bene, con questa riflessione direi strepitosa, insomma, considerando il tuo background, la tua esperienza come medico, saluto, ti ringrazio, so che tieni seminari di approfondimento, convegni, conferenze, sarai anche certo noi in accademia. Io consiglio chiaramente di cambiare il proprio modo di pensare iniziando a leggere questo libro che purtroppo non ha sponsor, perché andrebbe in un altro periodo storico, l'avrebbero bruciato. Ecco, sicuramente sarebbe andata a rogo, sarebbe andata a rogo, perché è rivoluzionario, perché sono concetti che cambiano il modo di pensare, cambiano la società, ma noi siamo qui anche per questo, per cambiare, dare un contributo per migliorare il mondo. Trasformiamo la malattia in benattia. Benattia. Grazie Claudio. Grazie Carlo. Davvero. Grazie Carlo. Ciao. Grazie Alex. Grazie a tutti, ciao.